L'inferno è occupato perché in esso ci sono i demoni, Lucifero, il principe di questo mondo, capo degli angeli decaduti. Abbiamo visto anche che l'inferno ha spalancato le sue porte dopo il peccato originale all'uomo. Vediamo allora chi va all'inferno, e lo facciamo partendo da quello che è la dottrina del Catechismo della Chiesa Cattolica, in particolare sul giudizio particolare. Leggo gli articoli 1021-1022 del Catechismo. La morte pone fine alla vita dell'uomo come tempo aperto all'accoglienza o al rifiuto della grazia divina apparsa in Cristo. Il Nuovo Testamento parla del giudizio principalmente nella prospettiva dell'incontro finale con Cristo alla sua seconda venuta, ma afferma anche a più riprese l'immediata retribuzione che dopo la morte sarà data a ciascuno in rapporto alle sue opere e alla sua fede. Ogni uomo, fin dal momento della sua morte, riceve nella sua anima immortale la retribuzione eterna, in un giudizio particolare che mette la sua vita in rapporto a Cristo, per cui o passerà attraverso una purificazione o entrerà immediatamente nella beatitudine del cielo, oppure si dannerà immediatamente per sempre. Insomma, già il Catechismo, a partire dal giudizio particolare, spiega che si va all'inferno immediatamente dopo che si conclude l'esistenza terrena. Sì, io vorrei cominciare questa, diciamo così, nostra trasmissione dicendo che non è che ci dilettiamo a parlare dell'inferno come se avessimo un gusto particolare a parlare dell'inferno. Parliamo dell'inferno perché vogliamo che la gente non ci vada, e mi fa piacere che questa nostra preoccupazione sia condivisa nella Regione della Pace, che è proprio nel momento in cui noi stiamo trasmettendo nel suo messaggio, ci ha messo il suo venuto qui per salvarvi dall'inquietudine, dalla disperazione e dall'esilio eterno. Mi ha molto colpito questa definizione dell'inferno come esilio eterno, in contrapposizione al cielo, che è la patria, dove siamo predestinati. Quindi diciamo, la Regione della Pace mi fa che riprendere qui quella che è una tematica fondamentale di Gesù Cristo. Se noi parliamo dell'inferno, come ne parla Gesù Cristo, come ne parla la Chiesa, e cioè col desiderio di evitare che le anime vi precipitino, e quindi per contrastare l'azione del demonio che va a portarci all'inferno. A questo riguardo vorrei sottolineare che, come abbiamo già detto, l'inferno è un mistero della libertà umana, la quale è diversa dalla libertà angelica. Cioè, la libertà angelica è capace di autodeterminazione in un frammento di tempo, diciamo. Tant'è vero che San Tommaso dice che nel primo istante Dio ha creato gli angeli e li ha elevati in grazia, nel secondo istante sono diventati o demoni o sono stati ammessi alla visione beatifica, no? Perché questa è la natura angelica di purissimo spirito, capace di autodeterminazione definitiva, irrevocabile, in un solo istante. Ma anche l'uomo, questo è importante per dirlo con molta chiarezza, anche l'uomo può arrivare a una definizione radicale, totale, irreversibile, o accogliendo Dio o rifiutando Dio, ma questo lo può fare nell'ambito della vita terrena. Cioè, il momento di questa definitività arriva nell'ultimo istante, quindi è tutto il tempo della vita che l'uomo matura la sua decisione irreversibile, che diventa irreversibile esattamente nell'ultimo istante. Questa è molto importante, questa precisazione, per contrastare tutte quelle eresie che sono nate nei secoli e che vengono riproposte in diversi modi anche oggi. Se mi è capitato di leggere una volta su un giornale cattolico una risposta di un teologo, appunto uno che va per la maggiore in Italia, che diceva che una persona che aveva avvertito, diceva: amico, tu arriverai davanti a te e chiesa, mi chiederai perdono. E non cercherai perdono prima che il tribunale che Cristo ha istituito qui sulla terra, che è la confessione. Cioè, dopo il tempo, è venuto il tempo di meditare e meditare, con un istante entra in atto la definitività della scelta umana. Per cui ecco perché il Catechismo della Chiesa Cattolica parla che immediatamente, istante dopo la morte, anche nell'istante della morte, immediatamente c'è il giudizio, e immediatamente uno viene inviato a preso ancora purgatorio, quindi non c'è uno stand-by dopo, un tempo in cui uno può pentirsi. E tutto questo frutto della nostra immaginazione. Quindi potremmo dire che quello che accomuna le anime dei mortali e le creature spirituali, cioè gli angeli, è il fatto che la loro scelta per Dio o contro Dio ha lo stesso carattere di irrevocabilità. Per gli uomini
della irrevocabilità che si acquista gradualmente anche tutta la vita terrena, per gli angeli invece è compiuta nell'istante. Esatto, e questo è il motivo per cui è assolutamente, per cui anche le resi successive che sono avvenute nel tempo, perché ovviamente l'inferno è un mistero che fa paura e quindi che sconvolge le menti, a volte sconvolto anche le menti dei grandi teologi, e il fatto che esista l'inferno è perché non riescono a comprendere che la libertà creata sia degli angeli sia dell'uomo può arrivare nelle decisioni definitive, totali e irreversibili, e questo è proprio tipico dell'amore per sempre, ti amo per sempre, ti odio per sempre. Ecco il motivo per cui il punto chiaro da capire, no? Però a mio parere questo punto si capisce come ha detto la regina della pace, quando la Madonna fa una catechesi che è sempre in perfetto sintonia con il magistero e con il Vangelo, con la differenza però la Madonna usa un linguaggio anche moderno, non comprensibile. Quando sempre la Madonna ha detto a Vischi Jacob, oggi la gente pensa che con la morte finisce tutto, non si sbagliano. Poi come ha detto, all'inferno là che si vuole andare, sono quelli che già in questa vita fanno il punto con dunque, per capire l'inferno bisogna capire uno, bisogna capire come uno vive la vita qua. Cioè ci sono le persone che nel tempo della vita si aprono a Dio e fanno entrare Dio nella loro vita, questo è il vero problema, cioè questo è il vero atteggiamento della salvezza, cioè ci sono le persone e non necessariamente tutti sono cristiani, perché la grazia di Cristo, che viene data attraverso la Chiesa, opera attraverso vie a noi note anche oltre i confini visibili della Chiesa. Dalla parte anche la tradizione cattolica ha sempre messo un battesimo di desiderio, no? Perché lo Spirito Santo effettivamente opera ovunque ed è di fede comunque che Dio vuole che tutti gli uomini si salvino e giungano alla conoscenza della verità. Allora, come che incomincia la salvezza? La salvezza incomincia quando uno nella sua vita fa spazio a Dio, entra Dio nella sua vita, lo accoglie nella sua vita, quindi vive molte volte, diciamo, con penombre, con eclissi, però comunque o con Dio presente come un compagno di viaggio, come un amico, oppure con Dio come comunque una possibilità, come un desiderio, come una ricerca. Queste persone, dunque, che hanno questa apertura del cuore, arrivano al termine della loro vita nel momento della loro morte, in cui questa tensione, questa apertura, questo desiderio diventano sì alla grazia. E quindi si salvano, si può passare attraverso il fuoco purificatore, no? Ma ci sono delle persone, e questo forse lo siamo stati anche noi in certi periodi della propria vita, che hanno avuto un sfratto di dal loro cuore. Vivono senza Dio, no? Dio non gli interessa, Dio gli dà fastidio, Dio sono indifferenti, Dio non gli interessa. Oppure addirittura vivono apertamente, oppure addirittura rodono, Dio li ha condannati. Quindi queste sono le persone, questo perché il peccato mortale va compreso nella sua essenza profonda, che è quella che si descrive San Tommaso da Aquino, aversio a Dio. Ed è converso da creaturas, cioè è un allontanarsi da Dio, un voltare le spalle a Dio, Dio non mi interessa, fuori dalla mia vita, è un danno sfratto a Dio, il peccato mortale, capito? E mi rivolgo alle creature che prendono il posto di Dio, e gli idoli prendono il posto di Dio vivente. Tutto questo, ovviamente, se diventa un atteggiamento esistenziale consolidato, fa sì che una persona comincia a fare la pace, dopo la morte soltanto continuano, cioè sprofondano in quell'abisso verso il quale si sono diretti durante la vita. Prima hai citato un'espressione che Vista riportava dopo l'esperienza del viaggio al paradiso, in purgatorio dell'inferno con la Madonna, cioè all'inferno gli ha detto la Madonna ci va chi ci vuole andare. Si parla allora della volontarietà della scelta dell'inferno, sulla quale interviene poi il Catechismo della Chiesa Cattolica, posso leggere all'articolo 1033, non possiamo essere uniti a Dio se non scegliamo liberamente di amarlo, ma non possiamo amare Dio se pecchiamo gravemente contro di Lui, contro il nostro prossimo, contro noi stessi. Morire in peccato mortale senza essersene pentiti e senza accogliere l'amore misericordioso di Dio significa rimanere separati per sempre da Lui per una nostra libera scelta. Ed è questo stato di definitiva autoesclusione dalla comunione con Dio e con i beati che viene designato con la parola inferno. Questo è un articolo che abbiamo citato più volte. Quello che mi colpisce è che non si parla di un luogo, dell'inferno come di un luogo, bensì il Catechismo dice che l'inferno è lo stato, cioè la condizione delle anime. E questo è interessante perché non si può pensare
pensare in alcun modo, qui anticipiamo un punto che tratteremo anche più avanti, che l'inferno esista ma sia vuoto. Perché se esiste come stato delle anime, allora ci devono essere delle anime che appunto si trovano in tale stato. No? Così interviene Alessandro Polloni, l'inferno è un dogma cattolico, problematica d'attualità della rivista di teologia cattolica Fides Cattolica dell'anno quarto. No? Qui facciamo spesso riferimento durante queste... sono proprietà della materia, quindi ovvio che la materia non esiste il tempo in sé, ce l'ha detto Einstein, ce lo dice la fisica moderna, non esiste il tempo in sé e lo spazio in sé, non sono contenitori delle cose, lo spazio e il tempo sono proprietà della materia, quindi anche lo stimo, anche lo stimo, bravissimo, quindi vorrei dire attenzione, poi comunque sia, io ho notato che la Madonna in tutte le sue apparizioni è molto realistica, lei sa che noi viviamo in questo mondo, che questo è il nostro spazio, questo è il nostro tempo, per cominciare a vedere l'inferno con le fiamme, ci fa vedere molto realista, io dico solo la visca, ma cosa è il paradiso? Stavate sul duro, sì sul duro, stavate sul duro, camminavamo, la porta era proprio di legno, cioè la Madonna con questo realismo cosa vuole indicare? Vuole indicare la realtà, ma ovviamente la realtà qua da noi, secondo il nostro modo di sentire, di vedere, ovviamente, no? Anche gli egizi non vedono la Madonna come esse, perché se la fossero come esse sarebbero abbagliati. Ma la Madonna si mostra, come Gesù Cristo di solito si mostra, adattandosi alle circostanze, pur essendo sempre lui. Questo lo dico perché, mentre nella tradizione teologica il purgatorio non è stato detto dal Magistero che è un luogo, mai. Entrare nel vivo di quelli che sono i caratteri della scelta volontaria che portano a questa dannazione eterna. Il Catechismo, al numero 1035, dice: le anime di coloro che muoiono in stato di peccato mortale, dopo la morte discendono immediatamente negli inferi, dove subiscono le pene dell'inferno, il fuoco eterno. Quindi quello che dobbiamo oggi mettere a tema è il peccato, cioè che cosa si intende per peccato mortale, e partiamo dicendo che cosa si intende per peccato, secondo quella che è la dottrina del Catechismo. 1849-1850, gli articoli da cui partiamo. Il peccato è una mancanza contro la ragione, la verità, la retta coscienza. È una trasgressione in ordine all'amore vero, verso Dio e verso il prossimo, a causa di un perverso attaccamento a certi beni. Esso ferisce la natura dell'uomo, attenta alla solidarietà umana. È stato definito una parola, un atto, un desiderio